giorno del riconoscimento del figlio, aveva il volto irriconoscibile su cui si era abbattuto tutto il male del mondo. Ha riconosciuto Giulio solo alla punta del naso. Quello che è successo non è un caso isolato. Infatti, la brutale uccisione di Giulio Regeni ha comunque aperto, ha scioccato il mondo e ha acceso anche i riflettori sul metodo delle sparizioni forzate praticate oggi in maniera sistematica in Egitto, che i ricercatori di Amnesty International hanno documentato attraverso fatti e testimonianze. Il quadro che ne risulta allarmante: in media 3-4 persone al giorno sono vittime di sparizioni forzate nel paese. Una strategia mirata e spietata diretta dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, che risponde al ministro degli Interni egiziano. Su questo punto, Amnesty International a luglio del 2016 ha anche pubblicato un rapporto frutto appunto di questa attività di ricerca. Allora, questa fiaccolata alle 19:41, innanzitutto osserveremo un minuto di silenzio che, come vi ho già detto, sarà osservato in tutta Italia, e successivamente leggeremo, Antonio, che è qui accanto a me, leggerà un messaggio di ringraziamento che ci è stato inviato dai familiari di Giulio. Siamo qui sicuramente per chiedere, a distanza di 3 anni, verità e giustizia per Giulio Regeni, affinché questa storia non venga archiviata come uno dei tanti casi, come tanti altri casi. Prima di osservare un minuto di silenzio, Roberto gentilmente ci ragguaglierà su che punto sono le indagini dalla scomparsa del ricercatore ad oggi. Allora, dunque, a che punto sono le indagini? Il 25 gennaio 2016 Giulio Regeni veniva sequestrato, trasferito in uno o più centri di detenzione senza poter avere contatti col mondo esterno, per essere poi sottoposto nei giorni successivi a feroci torture e assassinato. Da subito chi in Egitto e in Italia conosce bene il sistema di violazioni dei diritti umani nel paese nordafricano ha parlato di delitto di Stato, dell'ennesima tragica sequenza, sparizione, tortura, uccisione, che aveva riguardato stavolta non una delle centinaia di cittadini egiziani, bensì un cittadino italiano. Come è noto, le autorità egiziane hanno scelto la tattica del depistaggio, della perdita di tempo, delle promesse non mantenute. Si pensi che solo nel dicembre 2017 l'avvocata della famiglia Regeni è riuscita a farsi dare dei documenti dalla procura locale recandosi direttamente al Cairo, mentre non sono ancora disponibili le immagini riprese il 25 gennaio 2016 dalle telecamere a circuito chiuso installate nella zona in cui Giulio scomparve. Nonostante questo comportamento assai poco collaborativo, nel settembre 2017 l'Italia ha deciso di far tornare alla piena operatività l'ambasciata al Cairo. Amnesty International ha giudicato prematura tale decisione, rammaricandosi per il fatto che non fossero state adottate ulteriori misure di pressione politica e diplomatica che potessero dare sostegno al lavoro investigativo della Procura di Roma e al coraggio dei legali italiani ed egiziani della famiglia Regeni. Abbiamo visto un nuovo governo entrare in carica e scambi di viaggi istituzionali in entrambe le direzioni con le solite promesse di giustizia e verità per Giulio, ma questo non ci ha ancora dato i nomi che aspettiamo, che pretendiamo. Il 29 novembre 2018, di ritorno dall'ennesimo viaggio fallimentare in Egitto, gli inquirenti italiani hanno deciso di dare una svolta all'indagine sul ricercatore italiano. Gli uomini di ROS e SCO hanno identificato i sospettati. Sette agenti dei servizi segreti egiziani sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'omicidio di Giulio Regeni. Nei loro confronti, i pubblici ministeri contestano il reato di sequestro di persona. L'atto formalizzato dal PM Sergio Colaiocco riguarda poliziotti e agenti della National Security, il servizio segreto civile egiziano, che erano stati identificati dagli uomini di ROS e SCO con nomi e cognomi. Sempre il 29 novembre 2018, il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato che la Camera dei Deputati sospenderà
ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano, fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo. Il 13 dicembre 2018 il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che fa il punto sulla situazione dei diritti umani in Egitto e si chiede lo stop delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza. Il Parlamento europeo dichiara che continuerà a esercitare pressioni sulle autorità dell'Unione europea affinché si impegnino con le loro controparti egiziane a accertare la verità sulla morte di Giulio Regeni. I deputati ricordano anche che l'Egitto ha nuovamente respinto la richiesta della Procura italiana di identificare gli agenti coinvolti nella scomparsa e morte del giovane ricercatore. Adesso lei leggerà un messaggio della rete di associazioni di interferenze che è stato scritto da Tina De Michele. A nome della rete Interferenze esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro supporto alla famiglia di Giulio Regeni e ad Amnesty International, perché venga finalmente fatta luce sull'omicidio del ricercatore italiano e vengano individuati i responsabili materiali e i mandanti. Sono trascorsi 3 anni e le ombre intorno a questa vicenda sono ancora troppe. Ingiustificabile e contrario ai diritti umani il trattamento che il governo egiziano sta riservando ad Amal Fathi, attivista e moglie del consulente legale della famiglia di Giulio, ancora priva della libertà a causa della determinazione della famiglia di Regeni a voler squarciare il velo di menzogne e dilazioni costruite dal governo egiziano attorno a questa vicenda. Noi crediamo fermamente che esista ancora spazio per la giustizia e la verità. La grande lezione che ci ha lasciato Giulio è quella di non avere paura della verità e di affrontare la ricerca senza sconti e compromessi. Esiste un'unica strada ed è quella della difesa dei più deboli e di tutti coloro che lottano per l'affermazione della dignità umana. Questa esigenza diventa a maggior ragione necessaria in tempi come i nostri, nei quali i diritti umani sono esposti a continue minacce e vengono messi in discussione anche nel nostro paese. Noi non ci rassegniamo a tutti i mali del mondo, è nostro dovere di cittadini sollecitare un impegno fattivo e concreto del governo italiano e delle istituzioni europee nella ricerca della giustizia, per Giulio, per i diritti umani e per la verità. Sono le 19:41, per cui adesso osserveremo un minuto di silenzio, grazie. Come vi ho anticipato, i genitori di Giulio ci hanno mandato un messaggio di ringraziamento che adesso gentilmente Antonio ci leggerà. Buonasera, un grande saluto a tutte le persone che stasera e non solo ci accompagnano ormai da 3 lunghissimi anni nel nostro percorso per cercare verità e giustizia per nostro figlio Giulio. È stato ed è un percorso di dolore, come genitori e come cittadini, ma le vostre azioni, anche piccole, ma costanti e quotidiane, ci hanno aiutato a tenere sempre viva la nostra ricerca di verità. Il giallo, colore abbinato al nero, è il colore delle campagne di Amnesty, ma giallo è anche il colore di Giulio, perché la tragedia di Giulio, sostenuta da azioni e cuori solidali, sta penetrando sempre di più nelle coscienze delle persone.
E il colore giallo è ormai anche il simbolo di questa condivisione. Grazie alle 150 piazze Amnesty e ad altre ancora che si sono organizzate. Sentiamo l'energia solidale che ci circonda ed è pronta ad aiutarci. Un'energia che non dimentica Giulio e tutto il male che ha subito, come le tante altre vittime al mondo. Noi non molliamo, né per Giulio, né per tutti Giulio e le Giulia d'Egitto. Continuiamo a chiedere di sapere con forza e costanza chi è stato, perché ha ucciso Giulio. Scoprire queste verità sarà fare giustizia. Per lui e per tutti coloro che vedono violentemente offesi i loro diritti umani nel corpo e nelle idee. Non esistono altre posizioni in un paese che si ritenga democratico. Vi chiediamo di continuare a starci vicino, con azioni e modalità concrete, esprimendo la vera determinazione della scorta mediatica, che non è solo la stampa, ma anche le azioni dei cittadini. Sappiamo bene che ogni giorno avvengono violazioni dei diritti, sia a livello fisico che a livello di espressione di idee. Sappiamo che molte persone nel mondo si spendono perché ciò non avvenga, ma sappiamo anche che tante persone dirigono lo sguardo altrove, attuando così un costante allontanamento emotivo. Il tempo della memoria ci sarà solo quando ci sarà verità e giustizia. Grazie ancora. Paola e Claudio Reggeri. Grazie. Io prima di lasciarvi vorrei dirvi che noi continueremo a chiedere al governo italiano, cioè non ci fermiamo chiaramente qui, di farci sapere quali passi avanti saranno stati chiesti, quali ottenuti, ora che l'ambasciatore al Cairo è tornato alla piena operatività, che le relazioni tra i due paesi sono state normalizzate. Continueremo a premere sulle autorità egiziane perché indaghino su tutti i casi di sparizione e tortura, portando a processo i responsabili e pretendendo tutte le misure necessarie per porre fine a queste orribili violazioni dei diritti umani. Non accetteremo che si passi prematuramente dalla ricerca della verità al ricordo, alla commemorazione e alla memoria. Continueremo in occasione delle iniziative che saranno organizzate in tutto il paese a pronunciare quel nome e quel cognome, Giulio Regeni, per ricordare al governo egiziano e a quello italiano che non ci fermeremo fino a che non si sarà raggiunto il risultato atteso. Una verità giudiziaria che accerti le responsabilità individuali di chi ha rapito, torturato e ucciso e di chi ha permesso che ciò accadesse. E invito tutti ad andare sul sito di Amnesty International, chi non l'avesse già fatto può firmare l'appello da indirizzare alle autorità. E infine voglio ringraziare tutti per la vostra presenza, come ho già detto nonostante il freddo, e ringrazio chiaramente l'associazione Interferenze che ha collaborato con Amnesty International per la realizzazione di questo evento, e ringrazio la Digos che è stata presente, e ringrazio infine i giornalisti che sono sempre presenti per le iniziative di Amnesty e di Interferenze sicuramente, e vi saluto. Grazie. Thank you.